est l'heure. Fini l'heure de danser. Danse. T'inquiète pas, tu vas danser. Balance. Toi mais tu vas te faire balancer. Défonce. Toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire ta fête. Ta mère veut te la faire aussi. Ta fête. Je voudrais te faire ta fête. Tout le monde te fera aussi ta fête. Sors trop, du moins c'est ce qu'ils disent. Ils parlent trop, c'est pourquoi tes oreilles sifflent. À qui la faute? C'est la faute à autrui, hein? C'est les autres. Toi tu n'as qu'une seule envie. Tu aimerais faire ta fête. Ta mère veut te la faire aussi. Ta fête. Je voudrais te faire ta fête. Tout le monde te fera aussi ta fête. Ta fette, Vetto, senti qua quanto ho cantato ieri. Madonna, ma Peter veramente ha riuscito a resistere a tutto il tuo entusiasmo. Ma no, Peter, guarda, energia. Fortunatamente abbiamo immenso entusiasmato un po' tutto il nostro cimitero dell'anello C dove eravamo messi. Questa è una cosa molto simpatica che volevo condividere, ci pensavo ieri sera, no? Alla fine è vero, è un concerto, il concerto è bello anche goderselo, no? Quindi attivarsi un po' anche motoriamente. Però, io dico, no? Se uno paga per stare seduto e vuole stare in piedi, ma tutti gli altri sono seduti, perché non mi sono spiegato bene, nel senso, se vuoi ballare vai nel parterre, no? Punto e stop, non stai a rompere le scatole. Il teatro, all'anello C. Un po' alla logistica dello spettacolo dance, diciamo, non era proprio molto gratificante. No. Rispetto magari a un'Elisa che invece noi ci eravamo goduti a pieno. Assolutamente sì, una versione un po' roccheggiante. Perché siamo andati a Bologna all'Alcatraz. All'Estragon. L'Alcatraz a Milano. Vabbè. Sono quei concerti che ti rimangono proprio impressi nella memoria. Non rimane il nome, ma rimane tutta l'emozione. Questi CD vissuti e sentiti nella pelle. Mai sentito. Mi è piaciuto abbastanza. No, mi è piaciuto. Matteo, ma piuttosto, visto che ti vedo cercare una canzone... No, io guarda, se dato che abbiamo nominato Elisa, io sai cosa farei? Io metterei una bellissima canzone di Elisa, forse una delle ultime che ha fatto. La scelgo io però. A modo tuo, tu quanto sceglieresti? Ma sì che sceglieresti questa. La sceglieremmo? Ma è la prima che hai trovato. No, non è vero, non è la prima che ho trovato. Perché ma Matteo me... Piano sta guardando. No, ragazzi, sta zitto, per sentire una canzone da YouTube. Questi segreti, vabbè, questo non era pronto. Qualità altissima. È un imprevisto. Quindi, facciamo così, caro Vetto. Salutiamo. Qual è quella che mi era piaciuta del sole? Ma quella è vecchia, qualcosa che non c'è, Vetto. Vabbè, però quella mi era piaciuta molto. Ma ho capito, l'ascoltiamo la prossima volta. Dai, allora, la prossima volta ci dite il vostro titolo preferito di Elisa. E invece noi vi faremo sentire qualcosa che non c'è. Tutt'altro. No, a parte tutto.
Vi ringraziamo della pazienza con cui avete aspettato tutto questo tempo, non è stata soltanto colpa nostra che abbiamo tardato un po'. Ringraziamo Diego siamo Ferrari. Siamo sicuri che avreste potuto aspettare anche di più. Sì, siete gentili. Ringraziamo Diego Ferrari, Radio Stella, che ci ha dato una grande mano. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato con la pubblicità, con il parlarne, tutte le testate, le radio. Vabbè, basta marchettare. Poi ringraziamo tutti, tutto il mondo, siamo commossi, no, a parte gli scherzi, veramente. Grazie a tutti. Ma l'ultimo messaggio è, se potete andare, andate. Dove? Chissà. Elisa, a modo tuo. E noi ci risentiamo, spero, molto molto presto. Ciao a tutti, ragazzi! Ciao! Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Mentre tu ti giri e continui.